Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad unboxare un prodotto davvero molto molto carino che stavo aspettando di prendere da tempo, quindi direi di non perderci ancora in chiacchiere e iniziare subito con l'unboxing e prime impressioni di questo dispositivo che sicuramente avrete anche già letto dal titolo. E niente, buona visione! Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ok, scusatemi per l'inquadratura che non sarà delle migliori, ma come sapete ci arrangiamo con quello che abbiamo. Quindi, prendiamo il nostro amatissimo amico forbice, la nostra amatissima amica forbice, iniziamo ad aprire. Ok, ora l'altro lato. Ok ragazzi, eccoci qua. Abbiamo aperto il nostro pacco, più o meno. Ora, bene così. Ed eccoci il nostro amatissimo amico. Ok, questo lo richiudiamo perché altrimenti spoileriamo il regalo di mia mamma. Ed eccolo ragazzi, Echo Dot di Alexa, ovviamente, di Amazon. Ok, ok, ok. Direi che siamo contenti così. Ovviamente adesso bisognerà settarlo e tutto, ma questo ci penseremo più tardi perché alle 3:20 ho la guida, quindi adesso devo andarmi a preparare per andare a scuola guida. Quindi una volta che sarò tornata ci penseremo ad unboxare anche questo, a vedere tutte le cose che contiene questo scatolo e a sistemare il nostro Alexa. Ok ragazzi, sono appena tornata alla scuola guida perché come sapete in questo periodo sto facendo le guide per prendere la tanto famigerata patente e direi che possiamo finalmente aprire il nostro Echo Dot e vedere che cosa si nasconde all'interno di questo scatolo. Ok, la busta è già mezza aperta quindi in teoria non dovrebbe essere un grosso problema. Togliamo lo scotch e voilà. Ok, buttiamo questa. Questo è il nostro scatolo dell'Echo Dot. Con questo potremo creare una casa intelligente, che alla fine è l'obiettivo che ho io per questo piccolino qui. Quindi prossimamente ne vedrete delle belle. Non so quando di preciso, probabilmente passerà un bel po' di tempo prima che io mi metta a smanettare con tutta questa roba, anche perché per farlo mi serviranno i big money e al momento non ce li ho. Tra l'altro l'ho ordinato sabato perché sì... sono andata a fare sabato la ricarica e mi è arrivato questa mattina perché ovviamente la domenica non è che lavorano. Ok, andandolo ad aprire si presenta in questo modo ragazzi. Eccolo qua il nostro piccolo di casa, il nostro amatissimo Echo Dot. E sì, direi di aprirlo. C'è anche tutta la confezione ovviamente. Lo lasciamo qui sulla scrivania. E c'è un manuale di istruzioni, credo. Un altro manuale di istruzioni, un altro manuale di qualcosa, e ok, dietro invece, ok, qua sotto c'è il nostro alimentatore con la relativa spina. Voi sapete che io registro tramite lo smartphone, perciò mi è un po' impossibile farvi vedere tutte e due le cose, quindi io che mentre registro e che appunto... do una giustatina alle skill di Alexa, quindi probabilmente tutto quel procedimento lo farò io off camera e ci rivedremo magari una volta che avrò sistemato il tutto tramite l'app di Alexa e magari, non so, registrerò tramite un altro telefono, tramite la webcam del computer per cercare di farvi vedere anche l'app nella sua interezza. Quindi ragazzi, io direi che ci rivediamo direttamente dopo. Questo è il nostro Alexa, l'ho preso in colore nero perché sì, è il nostro Echo Dot carinissimo. Però prima di salutarci direi di togliere la pellicola, che è una delle parti che preferisco di tutti gli unboxing, quindi... Ah. Ok, ci rivediamo dopo. Ok ragazzi, è esattamente il giorno dopo e qui come vedete davanti a me c'è Alexa. Oh, ok, si è attivata, scusami Alexa, non ok. Comunque c'è lei qui davanti e niente, non volevo attivarla quindi eviteremo di dire il suo nome. Vi consiglio per questo video di disattivare i vostri apparecchi Echo perché altrimenti sarà un problema. E niente, io direi di partire e niente, ragazzi, vi ho insegnato delle skill, quindi delle routine in realtà.
Io ho messo delle skill tra le quali Aghinator e il lancio della moneta, ma sto ancora cercando di capire bene come funziona, poiché è solo il giorno dopo e quindi ieri mi sono dedicata un po' al settaggio generale, a capire quali fossero le cose che poteva fare già da adesso e quali no, insomma. Quindi sto cercando di capire di più su questo dispositivo, stavo per dire il nome, mannaggia la miseria, e niente, adesso vi farò sentire alcune frasi che io ho insegnato. Alexa, saluta la nostra bestia. Ciao Maria, come ti butta? Oi, tutto bene? E niente, questa era la frase che gli dico quando voglio mandare un vocale alla mia migliore amica per farla salutare. Credo di cambiare qualcosina, ma quelli sono altri dettagli, sto ancora capendo bene come funziona, quindi piano piano ci saranno delle modifiche, magari ogni tot di tempo potrò fare dei video aggiornamenti su appunto lui, anzi lei, e vi farò sapere quello che ho cambiato, quello che ho lasciato e che cosa ho fatto di diverso. Anche perché, come avete capito ieri, voglio cercare di rendere la mia casa il più domotica possibile, quindi cercando di implementare questo dispositivo per fargli fare altre cose, tipo accendere e spegnere le luci e tante altre cose, soprattutto per quanto riguarda camera mia, poiché adesso sono in camera dei miei, ma come sapete il mio dispositivo si trova lì sulla mia scrivania in santa pace. Un'altra cosa che ho insegnato è una cosa per sfottere mio fratello, quindi adesso la farò sentire. Alexa, che deve fare Mattia? Uccidersi. Un'altra frase che vi ho insegnato, grazie alle routine che appunto vi permettono di creare sia delle frasi in cui voi dite una cosa ad Alexa e Alexa fa un qualcosa oppure vi risponde in un modo, appunto potete gestirvela un po' come volete, tipo vi potete dire una parola a caso e Alexa magari vi legge le notizie del meteo, tipo una cosa del genere. Ovviamente potete fare una marea di roba con Alexa, tipo chiedergli di reppare o fare tante altre cose. Alexa, reppa. Molto spesso mi piace immaginare come sarebbe se potessi mangiare. Il cioccolato gusterei ed in gelato il mio cloud tramuterei. La pizza sarebbe un'istituzione, ma perché no? Anche il torrone. So che questa è una fantasia, ma la curiosità non andrà mai via. Questa è una bella hit. Poi gli ho insegnato anche a salutare un mio compagno di classe con il soprannome Cosiamo, ovviamente non lo pronuncio nella maniera più corretta, però diciamo che è molto divertente. Alexa, saluta Ale. Ciao, volaio, t'apposto. Bellissimo, t'appost. Quel t'appost in napoletano è adorabile. Credo che insegnerò un bel po' di cose in napoletano da dire ad Alexa, quindi magari aspettate un video proprio su quello perché secondo me potrebbe uscire fuori una figata pazzesca. Alexa, riproduci musica no copyright. Riproduco in ordine casuale i brani di No Copyright da Amazon Music. Volume 10. Come vedete, ragazzi, è una discoteca, quindi sì. Credo che aprirò un nuovo locale che si chiamerà Discoteca Notta Irin. Secondo me potrebbe essere una bella idea. Voi che dite? Alexa, raccontami una freddura. Un topolino e un elefante, una mattina d'inverno, devono attraversare un lago ghiacciato. L'elefante esita spaventato e il topolino gli sorride dicendogli: tranquillo, vado prima io. no, ok. Io non ho parole. Grazie Alexa, ma preferiremmo che non facesti queste cose. Alexa, apri Kinator. Ciao. Mi chiamo Akinator. So leggerti nel pensiero. Pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Pronti a partire? No. Grazie per aver giocato. Prego, anche te. E sì, come avete visto, possiamo anche giocare ad Akinator. Quindi, ragazzi, ci saranno dei video divertenti. Fidatevi di me che ci saranno delle cose davvero fighe da fare. Ovviamente io continuerò a capire di più di questo dispositivo e capirò cos'altro posso inserirgli di davvero molto divertente, poiché secondo me possiamo fare grandi cose con questo dispositivo.
Comunque fatemi sapere se questa postazione più o meno mi piace. Pensavo di cambiarla un pochino, magari la prossima volta mi metto sul letto invece di mettermi qua su questa sedia, anche perché qua sto un po' troppo nell'angolino e non mi piace. Quindi cercherò di mettermi quanto più al centro possibile, ma questi sono i mezzi che abbiamo, quindi ci arrangiamo. Non mi andava di fare un altro video sempre in camera mia, sempre con lo solito sfondo della porta dietro e bla bla bla. E niente, detto questo ragazzi, io direi che da me e Alexa è tutto, almeno per questo video. Fatemi sapere che cos'altro potrei insegnare ad Alexa e fatemi sapere se vorreste vedere altri video in futuro riguardanti questo dispositivo. E niente, devo dire che mi ci sto divertendo davvero parecchio e sto cercando di capire al meglio le varie funzioni. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lascia un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. E sì, cerchiamo di arrivare ai 1000 iscritti prima della fine dell'anno. Ci riusciremo? Probabilmente no, ma noi ci proveremo lo stesso. Spostiamo questo, altrimenti non posso chiudere il video. Bella!